Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno, lunedì 9 maggio 2022. In questo lunedì della quarta settimana del tempo di Pasqua continuiamo la lettura degli Atti degli Apostoli che ci accompagneranno per tutto il periodo di Pasqua e incontriamo un passaggio importante, direi decisivo e veramente importante anche per noi oggi. La questione di Cornelio, un romano, che riceve lo Spirito Santo indipendentemente dalla mediazione degli apostoli, perché sì, certo, viene chiamato Pietro, ma alla fine Pietro si giustifica di fronte a chi lo accusa. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? Ecco, questa deve essere la prospettiva e secondo me anche la logica di ogni vero discernimento per ogni percorso anche storico della Chiesa. Cioè, da una parte la Chiesa di Gerusalemme si sente erede della grande tradizione giudaica che incarna e che compie, dall'altra allora non può porre se stessa, neppure la Chiesa apostolica iniziale, come unico criterio di parametro, ma anzi è lo spirito che la conduce a integrare chi deve essere integrato e semmai è il riconoscimento di questa azione, e quindi da una parte fedeltà alla tradizione, dall'altra fedeltà all'annuncio del Vangelo, così come il Signore lo mette davanti, e ogni epoca storica ovviamente sarà chiamata a fare questo discernimento, quindi partendo dalla propria sintesi, che ovviamente è l'identità, ma anche vedendo a dove il Signore conduce. Diciamo che, come Pietro, gli uomini che hanno il timore di Dio sanno di essere al servizio di Dio, non pensano che il loro giudizio sia il giudizio ultimativo. Ecco perché è importante questo testo anche per noi. Il Vangelo invece che ci è proposto è il Vangelo del Buon Pastore nella parte iniziale. Ieri abbiamo letto un'altra parte di questo testo ed è particolarmente significativo anche per inquadrare meglio il brano del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo testo del Vangelo di Giovanni segue il cieco nato. Il cieco nato si conclude con la cacciata di quest'uomo, perché non ritenuto ovviamente adeguato a mantenersi all'interno della sinagoga. Ecco, Gesù dice che le sue pecore non le tratta così, ma anzi le accompagna e riconoscono la sua voce e lo seguono. Ma Gesù, dopo aver detto questo, diciamo così, aggiunge altro e dice: io sono la porta delle pecore. La porta qui non è intesa, entreranno e usciranno e troveranno pascolo, non è intesa come un concetto in più, ma è intesa come l'esperienza che faranno le pecore. E l'esperienza è quella proprio del passaggio. Si potrebbe parafrasare il Vangelo di Giovanni dicendo il passaggio dalla morte alla vita. Ecco, le pecore fanno
questa esperienza. Gesù, dal punto di vista di questo compimento, naturalmente, dice che chi è venuto prima sono ladri e briganti, cioè soltanto portando alla mia persona, che è il compimento, può essere un pastore onesto, un pastore vero. E questo è anche una grandissima, questa osservazione di Gesù è anche una grandissima critica a chi invece in sinagoga ha deciso di chi doveva stare dentro e chi doveva stare fuori. È particolarmente interessante. E poi c'è la figura del ladro che non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. È semplice, il ladro fa i suoi interessi e quindi non ha un timore di Dio, non ha una morale propria, mentre lui è venuto per dare la vita in abbondanza. Ecco, due cose nella nostra esperienza di vita. Soltanto in un affidamento sincero al Signore noi possiamo passare questa porta. Fin quando rimarremo dentro alcuni parametri dove sostanzialmente ancora noi conduciamo la nostra vita, sarà difficile fare questa esperienza religiosa, ma nel momento in cui ci affideremo con questa fiducia, allora passeremo da quel piano purtroppo molto umano del rubare, distruggere, uccidere e alle volte anche lasciare un profondo amaro in bocca, all'esperienza di colui che dà la vita. È l'esperienza della pecora che ha riconosciuto il suo pastore e che ascolta la sua voce. Ho finito anche oggi, io vi ricordo che alle 9 abbiamo un secondo appuntamento con un quadro dell'Apocalisse. Non mancate. Per quanto riguarda noi, ci vediamo domani. Grazie.